Olè amici, ce l'abbiamo fatta, ultimo giorno, trentesimo giorno, amici, sono commosso. Sono veramente commosso. Allora, diciamo come umore, siamo felici perché è finita. Però sarei tristissimo perché mangiare solo frutta e verdura, cioè ieri sera per un'insalata e l'olio non lo puoi mettere, l'aceto non lo puoi mettere, cioè manco un'insalata che puoi mangiare, fruttariano. Poi fruttariano, guardato, cioè fruttariano è... Io pensavo frutta e verdura, tipo i succhi. No, ci sono addirittura quelli che sono la mela caduta dall'albero, non la puoi staccare, non la puoi andare a comprare al negozio, perché quella lì... Prodotto industriale non usato per raccoglierla. Gli scemi, chiamiamoli così, gli scemi. Allora, vediamo noi. Comunque, peso non lo so, più o meno uguale. Abbiamo la nuova bilancia elettronica, bellissima, dopo vi farò vedere. E allora, oggi il mio pranzo di oggi è un melone verde. Poi, stasera non lo so, qualcos'altro. Poi, non perdete la puntata di domani mattina che... Faremo le analisi del colesterolo trigliceridi e colesterolo cattivo, vediamo com'è. Faremo la prova bilancia, e solo che la bilancia nuova mi è arrivata adesso, quindi sarà solo in base al peso, perché la bilancia nuova ti permette di vedere anche, che so, i grassi, le proteine. Io non so come fa, sarà tutte stronzate, il BMI, le proteine, la quantità dell'acqua, la massa delle ossa, è tutto, è tutto. Praticamente c'ha come due sensori che mandano una corrente da un piede all'altro e con varie formule matematiche riesce a stabilire queste cose qua, però ho i miei dubbi. Comunque il peso, vabbè, funziona. È stata dura, è stata veramente dura, amici. Ci vediamo stasera, ciao! Ciao a tutti, mangia orecchiette con la ragù di carne di cavallo putrefatto. Noi vegani mangiamo questo. Ah, boh. Ah, vegani per un giorno. Ah, vediamo com'è. Wow. The flavor is amazing. Niente a che vedere con un frappuccino, cioè proprio tutte e due cose diverse. Quanto manca al frappuccino? Meno di 24 ore, 22 ore. Fra 22 ore avrò un frappuccino tra le mani. Ho preso un succo stamattina, un frullato, però sono arrivato al lavoro e avevo già fame. Infatti sono le 11:19. Poi c'avevo fame. Ci vediamo stasera, ciao. Ciao a tutti amici, siamo arrivati finalmente all'ultima cena. Allora, dicevo che Cioè l'ultima cena vegan, no? l'ultima Specifichiamo. cena vegan Sembra brutto. e domani sera so io cosa mangio. Ah, l'impossibile. Ah. Allora, per questa cena vegan che teoricamente dovrebbe essere fruttariana, ma non è proprio fruttariana. Perché teoricamente ho mangiato solo frutta, cose, però il mais è un po' dubbio, eh. Se è una pannocchia fresca, però questa era nella scatola, lì so che molti miei fans fruttariani storceranno un po' il naso, eh. Però abbiamo una pugna vera, un avocado fresco e il mais. Mettiamoci un po' di sale.
Beh, comunque sempre vegan, per la challenge vegan va bene. Oggi cosa ho mangiato? Ho mangiato asso, posso vedere? Oh. L'hai mangiato? Il melone. Il melone grosso così. Stamattina affullato, però c'avevo troppa fame. Gusto lungo. La colazione di domani come inizierà? Bistecche. Domani mattina dobbiamo andare a Starbucks a prendere il frappuccino. Credo tutte le notti mi sono il frappuccino. Ah, ne hanno fatto uno nuovo. Puoi prendere quello. Frappuccino, cocoa, non so cosa. Ho visto oggi. È una new entry. Avocado. Sai cosa stai mangiando? Non so che ho messo peggio, per quello che sto mangiando io, terrificante. Io sto mangiando quinoa con avocado, mezzo avocado e una fettina di questo formaggio caprino, ma guarda che piccolino. Non si vede. È un ricettone. Guardate. Allora, quella fettina lì e questo buonissimo che già promette bene. L'aspetto un po', sono molto meglio il tuo. Prossima challenge che ci attende? Oh, la challenge del peso. Poi domani mattina parti con noi perché dobbiamo far vedere le previsioni, no? Le misurazioni del sangue. Giusto. E il peso. Che lo farò vedere in Jing. Che è misura giapponese, no, misura cinese Jing. Così la gente non capisce non niente. Non capisce niente. E fino a quando non riuscirà a tradurre il Jing. Questi sono 50 kg. Perché i Jing sono la metà dei chili. La stronzata. Quindi già ho scoperto quanto pesa. Non ferro. Faccio quelle libre. Pesa 20 Jing. Peserò 30 Jing. Massimo. Ma io Jing non avevo mai sentito. Pensa a te. Pensa a te quanta gente lo userà sta. I cinesi. Ora è molto più buona la frugna. Allora, le considerazioni finali le facciamo domani mattina davanti a un bel coso di Starbucks. Ci sediamo. Cucciando di brutto. Le considerazioni. Allora, ciao. Per il momento è tutto. Challenge finita. Però ci vediamo domani. Ciao.